Ciao a tutti, ho fatto un nuovo ordine da Just Eat. Stasera proviamo un ristorante cinese, stranamente non giapponese, che si chiama evocativamente Cina Cina. Ho speso 31 euro, ravioli al vapore con verdure, ravioli al vapore con carne che costano 3,50 euro e 3,70 euro. Riso alla cantonese e spaghetti di soia con carne e verdure che costano 4 euro e 4,90 euro. Pollo con mandorle e maiale fritto in salsa agrodolce che costano 6 euro e 21 euro. Il costo della consegna è 2,50 euro e non ci abbiamo mai ordinato, quindi sarà tutta una novità e tutta una sorpresa. L'ordine lo dai in consegna fra 30-50 minuti. Arrivato in cinese, almeno dovrebbe, sono le 7:31, quindi sono stati puntualissimi, anzi quasi quasi in anticipo. Illustraci. Questo è il pollo, direi in agrodolce. Questo è il riso alla cantonese. Ravioli, non so quale dei due. Ravioli, spaghettini, no, forse quello era maiale in agrodolce, questo probabilmente invece è il pollo, sì, alle mandorle, bacchettine, e diciamo non si sono sprecati con gli omaggi, ma proviamo. Ecco i raviolini, proviamoli, dovrebbero essere due di verdure e due di carne. Buono, dolcetto, se dovessi dire credo che sia di verdure questo, questo è palesemente di carne, questo sa di carne. Ovviamente. Buoni. Buoni i raviolini, penso che mi sia piaciuto più quelli di carne che quelli di verdure. Quelli di verdure erano un po' dolciaccheri. Qui abbiamo riso e spaghettini. Alla fine abbiamo fatto mezzo e mezzo. Proviamoli. Proviamo gli spaghettini, che forse sono più buoni quelli un po' più grossetti. Gli udon, come si chiamano? Buono. Un po' viscidini come spaghettini. Però il sapore è buono. Verduroso, un po' untino. Abbiamo il riso, questo mi piace un sacco, il riso alla cantonese fatto così, questo riso un po' secco, mi piace molto. Finito anche il primo, se si può dire così, decisamente a me è piaciuto di più il riso alla cantonese, ma adesso siamo pieni, quindi mi sa che il secondo, il pollo e il maiale, lo mangiamo domani, quindi ci vediamo domani con l'altro test. Qui abbiamo il nostro secondo, di nuovo mezzo e mezzo, pollo maiale. Facciamo un assaggio. Partiamo da pollo e mandorle. Questo è veramente buono, mi piace molto. Maiale in agrodolce un po' più stopposetto e ovviamente agrodolce.